La scuola primaria d'infanzia Molinari di Teramo diventa modello per tutti gli altri edifici scolastici comunali. Un piano anti-Covid attuato a tappeto dal comune che ha previsto la riorganizzazione degli spazi interni con l'abbattimento di muri, ottenendo così il giusto distanziamento dei nuovi banchi in aule più ampie e luminose. I lavori sono praticamente conclusi. I lavori sono quasi tutti conclusi, sono piccole cose da mettere a punto, gli adesivi per identificare gli spazi dei banchi, piccole cose rispetto all'entità dei lavori che sono stati eseguiti. Siamo parzialmente soddisfatti di tutto quello che è accaduto e siamo veramente con la tabella di marcia rispetto all'eventuale apertura del 14, saremmo stati nelle condizioni di aver restituito le scuole ai dirigenti scolastici in una condizione di maggiore sicurezza, visto che le loro esigenze, tutti i loro problemi che ci avevano praticamente rappresentato sono stati tecnicamente messi in atto, sono stati praticamente concretizzati con i lavori edili leggeri e non solo quello. I genitori sono tranquilli? Ma assolutamente noi ci sentiamo di tranquillizzarli, l'amministrazione si è mossa per tempo per far sì che già con la data del 14, che era la prima ipotesi di riapertura, fosse tutto in sicurezza. Abbiamo agito per far sì che i lavori fossero ultimati per quella data, di modo che non fosse in corso d'anno un intervento per la messa in sicurezza dal punto di vista sanitario, ma fosse tutto quanto avviato prima, ben sapendo però che il quadro può evolvere in un verso o nell'altro da un giorno all'altro e quindi evidentemente ci dobbiamo uniformare a una situazione nazionale e non territoriale. Per quanto riguarda quelli che erano i lavori da fare, li abbiamo conclusi nei tempi previsti, addirittura prima della riapertura delle scuole. Si percepisce però ancora un po' di ansia per l'importante riorganizzazione dei plessi scolastici teramani, soprattutto da parte dei dirigenti che lavorano su più fronti, quello anti-Covid principalmente, ma anche quello amministrativo e didattico. Siamo carichi come collegio docenti, vogliamo ricominciare la scuola in presenza, siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto in maniera sinergica con l'amministrazione comunale, con il consiglio d'istituto, con il gruppo Covid. Dobbiamo riprendere. Ieri per la prima volta sono tornati i genitori in presenza nelle aree cortive delle scuole dell'infanzia, gruppi di massimo 25 genitori, abbiamo indicato un genitore per ogni famiglia per l'accoglienza degli alunni di anni 3. Gli incontri sono andati bene e quindi questi per noi sono episodi di buon auspicio per la ripresa di quest'anno scolastico.